Una partita che molti avrebbero voluto rinviare, troppo grande il dolore per quello che sta accadendo anche in queste ore nella vicina Rigopiano di Farindola, ma lo spettacolo, come si dice in questi casi, deve andare avanti all'Adriatico, dove i tifosi non fanno il tifo per rispetto delle vittime della tragedia sul versante pescarese del Gran Sasso. Vince il Sassuolo, che vendica lo 0-3 a tavolino dell'andata, avvicinando gli abruzzesi alla retrocessione con l'Empoli oggi a più 12. Punizione troppo severa per un Pescara sfortunato, ma anche e soprattutto vittima dei suoi limiti. Per gli emiliani è un successo che serve per guadagnare qualche posizione in classifica. Pronti via con il Sassuolo già in gol dopo 58 secondi grazie a Matri, che dopo aver ricevuto palla in area con un tiro irresistibile mette alle spalle di Bizzarri, che smanaccia ma non trattiene la sfera che si infila lentamente in porta. Gelo all'Adriatico, dove ancora una volta i biancazzurri partono in salita. Il Pescara reagisce al quinto su una punizione di Caprari. Stendardo in area trova un bel guizzo con Consigli, che riesce però a salvare. Al tredicesimo c'è un tiro velenoso dell'ex Aquilani, che sfiora di un soffio il raddoppio mettendo il pallone di poco fuori. La gara è godibile con attacchi dall'una e dall'altra parte, mentre sugli spalti si assiste quasi in silenzio alla contesa. Al quindicesimo c'è il primo cartellino giallo della gara per Caprari, che diffidato salterà la sfida di sabato prossimo a Milano con l'Inter, società proprietaria del suo cartellino. La squadra di Massimo Oddo però ci crede e al diciottesimo è Crescenzi in area ospite a concludere al volo di poco fuori misura. Il Pescara spinge con la consueta generosità, palesando però i soliti arcinoti limiti. I ragazzi di Eusebio Di Francesco dall'altra parte si rivedono al ventisettesimo con un tiro insidioso di Mazzitelli, che regala solo l'illusione del gol con la sfera, che però non inquadra di poco il montante. Pericoloso sul fronte opposto un minuto dopo il Pescara con Caprari, che conclude da ottima posizione trovando la respinta di Cannavaro prima della linea di porta. La gara del Pescara rispecchia fin troppo bene la stagione dannata dei biancazzurri. Il finale di tempo non vede altre emozioni, con le due formazioni che tornano così in campo nella ripresa sullo 0-1 e con gli stessi 22 di inizio gara. Al quarto minuto Caprari ci prova con un tiro a giro e con la palla che finisce fuori, ma il Pescara c'è, così all'undicesimo su cross di Biraghi Bebek al volo fa 1-1. La gioia del pareggio dura però una manciata di minuti, visto che al ventesimo Pellegrini di testa approfitta di una nuova indecisione di Albano Bizzarri, che protesta per un fallo che probabilmente non c'è, e così il pallone termina in rete per il nuovo vantaggio della formazione neroverde. Tutto da rifare per il Pescara, che vede le streghe anche perché arriva il terzo gol ospite ancora ad opera di Matri, che con una prodezza beffa Bizzarri. Gara praticamente chiusa con il Pescara che fallisce al 43esimo anche un rigore con Biraghi. Pescara che da questa sera è sempre più ultimo in fondo alla classifica.